Buonasera a tutti signori amici miei tryhardoni che non siete altro. Oggi pubblichiamo un video in cui ho incontrato un bellissimo cheater. Questo cheater in questione mi ha killato allo start mentre utilizzavo il profilo della mia fidanzata, perché volevo chillare, trollare un pochettino, visto che lei non gioca mai le ranked. Volevo provare a giocare in bronzo. Vediamo un secondo che giocatori troviamo. Lasciamo stare che ho trovato tutti Unreal, Champion e compagnie cantanti. Però quello che è in realtà poi è stato la cosa che mi ha fatto un pochettino andare fuori di testa è che ho beccato un cheater proprio palese. Andiamo a vedere come si è comportato questo cheater in questa partitina, perché tante persone ancora non ci credono che magari ci sono i cheater anche nelle ranked, così senza senso. Andiamo a vedere quello che ci ha combinato il nostro amico. Eccoci dentro amici. Allora guardate, questo qui sono io praticamente col profilo della mia compagna, perché sto un po' chillando e sto giocando qualche ranked in compagnia, anche a ranghi bassi, perché potete vedere che sono un bellissimo bronzo 1. Lasciamo stare, guardate, guardate l'atterraggio ragazzi. Avete visto qualcosa già nello shorts pubblicato probabilmente sul canale, ma guardate, io arrivo lì tranquillo, faccio le mie cosine, chilliamo con una bella skin da veri tryharder. Arriviamo lì, ho detto boh, ci tiriamo col pompa spammino un 120 di vita circa, vado a pushare. Guardate chi mi ritrovo davanti. Tac! 2 secondi, sono morto, neanche il tempo di fare nulla. Sventrato dal buon Vigoliner, che guardate cosa fa signori. Vigoliner, lui prende un impulso, la tira a caso, locca, perché guardate, aspettate, perché qui c'è la cosa interessante. Lui avendo i cheat attivi, magari tante persone non lo capiscono, lui tenendo premuto la mira ha lock sugli avversari vicini, quindi sa dove sono gli avversari. Guardate, locca con la mira, aspetta, locca ora, vede un avversario lì, lancia l'impulso, inizia già a sparare senza vedere neanche dov'è. Spara, trrr, a casa, un altro, vai. 3 kill per i due amici Vigoliner, che peraltro è Unreal, non si vede ma è un Unreal. Killa un champion che non si sapeva. A me mi ha killato, vabbè, ci sta, allo start avevo 130 di vita più o meno. Senza neanche... lui non ci ha pensato 2 volte, mi ha fatto tutti headshot e mi ha killato. Poi locca per vedere dove sono gli avversari col mirino. Dopodiché, guardate, anche qui si blocca, non si sa come mai, forse per sistemare tutti i suoi cheat. Adesso probabilmente loccherà di nuovo col mirino per vedere dove sono gli altri giocatori e ci si butterà. Questa è una partita in ranked ragazzi, questo qui era rango Unreal. Io ero anche qui ragazzi, comunque lasciamo perdere il matchmaking, perché io stavo chillando e facendo i livelli alla mia fidanzata. E mi ritrovo poi in lobby dove sono tutti i champion Unreal. Sì, giocavo con un elite, però ragazzi, mi sembra un po' esagerato. Per carità, sul mio profilo principale sono Unreal, però volevo chillare con una skin, come avete visto, abbastanza tranquilla, divertirmi. Però non ci si può neanche più divertire, perché c'è il buon Vigoliner che ha deciso che oggi non ci si diverte più. Andiamo a seguirlo subito, vediamo, continua la sua scalata. Locca, ha loccato, ha già loccato, ha già visto dove sono gli altri giocatori. Lui, guardate le armi, con la Tommy Gun ragazzi. Parliamo di un'arma che il mirino praticamente non viene chiuso mai. E lui da oltre 100 e passa metri riesce a tirare queste hit. Guardate, guardiamolo ancora. Tommy Gun, cazzo duro, senza mezza build di mezzo. Guardate come locca. Guardate come sta loccando. Adesso il bug del replay. Lancia l'impulso così a caso, sbagliata, tutta fatta male, perché il giocatore è mediocre. Guardate, Tommy Gun a casa uno, massacrato l'altro, presa la kill anche dell'altro, perché la prende l'amico. Giocatore, ragazzi, veramente schifoso. Qui hanno killato un Unreal, ragazzi, capite? Questo qua è un Unreal, quindi di base un giocatore che dovrebbe saper giocare. Però lui non ha problemi, guardate, ora loccherà di nuovo con il mirino. Guardate, ecco, gli ha loccato qualcuno, avete visto? Gli ha loccato qualcuno, quindi lui va diretto già verso qualcuno, lui sa già che c'è qualcuno lì. Di nuovo, guardate come non lo perde mai, il mirino non perde mai la figura. Ucciso uno, non mette un mezza build ragazzi, un champion ucciso. Guardate, è così scarso che guardate, si boxa. Cosa fa? Uno normale non lotta, lui invece va full assalto contro la sua stessa build. Un altro champion, 2 champion a casa, mandati a casa così. Io non so che dire. Poi qualcuno magari mi viene a dire, no vabbè ma il gioco è abbastanza tranquillo e chill. Ragazzi, questa è una ranked e io sono entrato con un profilo della mia compagna, della mia fidanzata, che è bronzo. Lasciamo perdere il matchmaking, che sono tutti Unreal Champion.
E qui possiamo chiudere anche un occhio. Però ragazzi, non si può chiudere un occhio su queste persone. Si sta spostando con l'amico, ovviamente usando il suo solito aim lock direttamente. Lui sa già dove sono, dove sono altri giocatori. Guardate cosa fa. Li vede. È scarsissimo il giocatore, guardate. Costruisce male. Si becca una pompata che lo lascia one hit. Guardate cosa fa. Boom. Lui one hit. Comunque fa delle cose allucinanti. Viene killato perché prettamente uno scarsone completo. Viene killato. Poi fortunatamente il buon Claps CV riesce a prendere la kill dell'altro e verrà a rianimare il buon Vigoliner. L'altro, ragazzi, non ho la certezza che sia un cheater. Questo però, visto che mi ha killato, ho voluto spectarlo per giusto per gasarla un attimo. Comunque, in totale hanno, credo, 9 kill, una cosa del genere. Sì, ok, 2 il socio e 7 il nostro eroe. E andiamo avanti con la sua bellissima partita, signori miei, signori miei. Ok, siamo arrivati praticamente in top 20 con il nostro socio Vigoliner, che si spinge ancora più avanti, non la vuole mollare, ragazzi, non cede, guardate. Allora, va a vedere i giocatori, in questo caso forse più bravi della lobby. Anche questi saranno Unreal. Ma guardate, li vede da lontano, li locca col cecchino. Non sa cosa fare, cade, salta male. Poi a un certo punto decide di tirare fuori il cecchino, ragazzi. E missa qualcuno perché ci sta a missare. Ma qui praticamente non si vede il giocatore avversario quasi. Però intanto fa un 2,90 a caso. Ma ci vuole anche lui, ma perché l'altro perlomeno buildava, era dietro le build, stava attento. Questo qui era praticamente in mezzo alla piazza, nuotando, fermo col cecchino in mano. Quindi capite bene che c'è qualcosa che non va. Comunque lasciamo stare. Adesso si ritira su, guardatelo. Si mette anche in una posizione facilissima da prendere. Capite bene che è proprio anche, è anche stupido come cheater. Però non è finita qui, signori, perché guardate, tira fuori il cecchino. Quello lì col medaglione del Cerbero lo va a pushare, lui lo hitta in volo così, mentre quello lì stava dashando, saltando. Lui riesce a prendere la mira mentre stava caricando il cecchino, capito? Il tempo di reazione di un... questo è un fenomeno, è il king di Fortnite. Lui cosa fa? Praticamente il tempo di reazione di caricare il cecchino, mirare uno che sta dashando, quindi sta usando lo scatto, sta volando via, lui riesce comunque a hittarlo. Va bene, andiamo a vedere, ragazzi. Poi non si sa perché si splittano, il suo amico muore. Perché sono anche giocatori non solo mediocri, anche stupidi. Vedete, perché, guardate, lui prende il pompa, poi va di mitraglietta per far entrare delle hit. E ne sono entrate parecchie, se avete visto il mio short andate a vederlo poi se volete ridere un po'. Se la gioca con questo giocatore qui, che è molto più forte ovviamente. Anche questo sarà Unreal. Arriva l'altro amico, quello che ha cecchinato al volo, ritorna. Lui cosa fa? Guardate come lo segue, guardate come segue con l'aimlock. Lui tiene la mira, segue, sa già dove sono i giocatori, guardate. Tac, subito, lui apre il tempo di reazione, il king del gioco. Poi proverà in un tentativo disperato ad andare full mitraglietta per prendere headshot, headshot, headshot. Ma il buon amico ha 7E, che anche questo qui era Unreal insieme all'amico. Diciamo che lo manderà a casa con dei prefire molto intelligentemente. Questo è quello che è successo, signori. Che dire, signori, io credo che ogni dubbio è stato sciolto qui. La situazione è veramente pessima, pessima veramente. Ma la cosa più brutta, sapete qual è? Che è stato segnalato da me e da altre due o tre persone a cui ho girato le clip, eccetera, eccetera. Pensate che Epic ha mandato il classico avviso persone in stato di fermo proprio perché hanno riscontrato il cheat. Pensate questo, purtroppo non è andata così. Questo giocatore continua a giocare, si fa le sue partite in Unreal, carri i suoi amici, fa il cazzo che vuole, ragazzi, perché tanto Epic Fortnite oramai è questo. Quindi che si può fare? Che si può dire? Si gioca, e se si muore, arrivederci, grazie. Questo purtroppo bisogna fare.